Padre Santo, insieme al reggente, ai prelati e a tutto il personale della penitenzieria apostolica, ai penitenzieri delle basiliche papali e ai quasi 900 partecipanti in video, perché non sono certo qui 900, al 31esimo corso sul foro interno, esprimo i comuni sentimenti di gratitudine per averci benevolmente concesso questa udienza e le porgo gli auguri più affettuosi per il suo 8° anniversario di pontificato. Era il 13 marzo. Lo scorso anno l'esplosione improvvisa della pandemia ha suggerito di sospendere l'annuale edizione a doverosa protezione della salute fisica delle persone e quest'anno potremmo dire che il corso sul foro interno, grazie all'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ci ha permesso di giungere in ogni dove e di allargare in molto, direi in modo quasi paradossale, l'offerta formativa. Una così numerosa presenza, sia di sacerdoti novelli, sia di prossimi ordinandi, ha anche una duplice valenza. Attesta l'esigenza di formazione alla celebrazione del prezioso sacramento della riconciliazione e ci chiama ad un sempre maggiore impegno perché siano offerti ai sacerdoti e alla Chiesa tutta sempre migliori strumenti nella serena certezza che è sempre solo il Signore e la sua grazia, comunque, ad operare nel suo corpo e attraverso di esso nel mondo. Siamo consapevoli che la celebrazione della riconciliazione è una continua chiamata a conversione, sia per il penitente, sia per il confessore. Entrambi sono peccatori salvati, ma compiti differenti affidati da Dio attraverso la Chiesa. Entrambi sono chiamati ad un costante atto di fede nella potenza della parola che salva. Tale atto di fede domanda di essere particolarmente vibrante nel nostro tribunale, che si occupa delle cose che non si vedono, del foro interno, ed è pertanto costantemente aperto alla prospettiva del soprannaturale, alla prospettiva della fede. In effetti, senza fede non avrebbe nessun senso il tribunale della penitenzieria. Guardiamo allora con fede in questo anno a lui dedicato anche al celeste patrono San Giuseppe, che fu indicato dal suo venerato predecessore, il Papa Pio XI, quasi come patrono del foro interno, per quella sua connaturale discrezione e pietà che possiamo chiaramente evincere dai dati scritturistici e tradizionali. Questo dato l'ho tirato fuori da un osservatore romano del 1935, perché volevo citare San Giuseppe in tutti i modi, e ci sono riuscito. Uomo del silenzio e dell'ascolto, della misericordia e della fede robusta, San Giuseppe per tutti noi esempio luminoso nel discreto servizio delle coscienze, che siamo chiamati a svolgere quotidianamente e direi quasi in punta di piedi, ma facendo scendere sui penitenti la rugiada della consolazione e della pace. Ci poniamo ora in attento ascolto della parola del successore di Pietro per celebrare e vivere in modo sempre più motivato e attento il ministero della riconciliazione che Gesù Misericordia ci ha affidato e che noi siamo molto contenti di esercitare. Grazie, Santità. Cari fratelli, buongiorno. Il Cardinale, ringrazio le sue parole, ma ha insistito su San Giuseppe,
ma sono io a tollerarlo durante mesi. Scriva qualcosa su San Giuseppe, scriva qualcosa su Giuseppe. E la lettera su San Giuseppe è opera di lui in grande parte, no? E così grazie. Poi mi scuso di essere seduto, ma io pensai, loro sono seduti, anche io mi prendo, io non dovrei, ma dopo un viaggio ancora le gambe si fanno sentire, scusatemi. E sono contento, sono lieto di accogliervi in occasione del foro interno organizzato dalla Penitenziaria Apostolica. E quest'anno è giunto alla 31ª edizione. Il corso è un consueto appuntamento che provvidenzialmente cade nel tempo di Quaresima, il tempo penitenziale, è tempo di deserto, di conversione, di penitenza, accoglienza della misericordia, anche per noi. Un saluto al Cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore. Lo ringrazio per le sue parole, come ho detto prima. E con lui saluto il regente, i prelati, gli ufficiali e i personali della penitenziaria. I collegi dei penitenzieri ordinari e straordinari delle Basiliche Papali in Urbe e tutti voi partecipanti al corso che per necessità della pandemia si è dovuto svolgere online, ma con la notevole partecipazione di 870 chierici. Bel numero. Vorrei soffermarmi con voi su tre espressioni che spiegano bene il senso del sacramento della riconciliazione. Perché andare a confessarsi non è andare alla tintoria perché mi tolgano una macchia, no, è un'altra cosa. Pensiamo bene cos'è. La prima espressione che spiega questo sacramento, questo mistero, questo sacramento è abbandonarsi all'amore. La seconda, lasciarsi trasformare dall'amore. E la terza, corrispondere all'amore. Ma sempre l'amore, eh? Se non c'è amore nel sacramento, non è come Gesù lo vuole. Se c'è funzionalità, non c'è come Gesù lo vuole. Amore. Amore di fratello peccatore, perdonato, come ha detto il Cardinale, verso l'amore al fratello, alla sorella, peccatore, peccatrice, perdonati. Questo è il rapporto fondamentale. Abbandonarsi all'amore significa compiere un vero atto di fede. La fede non può mai essere ridotta a un elenco di concetti o a una serie di affermazioni da credere. La fede si esprime e si comprende dentro una relazione. La relazione tra Dio e l'uomo, e tra l'uomo e Dio, secondo la logica della chiamata e della risposta. Dio chiama, l'uomo risponde. Anche è vera l'altra, no? Noi chiamiamo Dio quando abbiamo bisogno e Lui risponde sempre. La fede è l'incontro con la misericordia, con Dio stesso. Che è misericordia? Il nome di Dio è misericordia. Ed è l'abbandono tra le braccia di questo amore misterioso e generoso di cui tanto abbiamo bisogno, ma al quale a volte si ha paura ad abbandonarsi. L'esperienza insegna che chi non si abbandona all'amore di Dio finisce prima o poi per abbandonarsi ad altro, finendo tra le braccia della mentalità mondana che alla fine porta amarezza, tristezza, solitudine e non guarisce. Allora il primo passo per una buona confessione è proprio l'atto di fede, di abbandono, con la quale il penitente si accosta alla misericordia. E ogni confessore quindi deve essere capace di stupirsi sempre per i fratelli che per fede
domandano il perdono di Dio e ancora solo per fede si abbandonano a Lui, consegnando se stessi nella confessione. Il dolore per i propri peccati è il segno di tal abbandono fiducioso all'amore. Vivere così la confessione significa lasciarsi trasformare dall'amore, la seconda dimensione. E la seconda espressione sulla quale vorrei riflettere. Sappiamo bene che non sono le leggi a salvare. Basta leggere il capitolo 23 di Matteo, no? L'individuo non cambia per un'arida serie di precetti, ma per il fascino dell'amore percepito gratuitamente offerto. E l'amore che si è manifestato pienamente in Gesù Cristo e nella sua morte in croce per noi. Così l'amore che Dio stesso si è reso visibile agli uomini in un modo prima impensabile, totalmente nuovo, e perciò capace di rinnovare tutte le cose. Il penitente che incontra nel colloquio sacramentale un raggio di questo amore accogliente si lascia trasformare dall'amore, dalla grazia, iniziando a vivere quella trasformazione del cuore di pietra in cuore di carne. Che è una trasformazione che si dà in ogni confessione. Anche nella vita affettiva è così, si cambia per l'incontro con un grande amore. Il buon confessore è sempre chiamato a sorgere il miracolo del cambiamento, ad accogliersi dell'opera della grazia nei cuori dei penitenti, favorendone il più possibile l'azione trasformante. L'integrità dell'accusa è segno di questa trasformazione che l'amore opera. Tutto è consegnato perché tutto sia perdonato. La terza e ultima espressione è corrispondere all'amore. L'abbandono è il lasciarsi trasformare dall'amore. E queste due cose, l'abbandono e lasciarsi trasformare dall'amore, hanno come necessaria conseguenza una corrispondenza all'amore ricevuto. Il cristiano ha sempre presente quella parola di San Giacomo: mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La reale volontà di conversione diventa concreta nella corrispondenza all'amore di Dio ricevuto e accolto. Si tratta di una corrispondenza che si manifesta nel cambiamento della vita e nelle opere di misericordia che ne conseguono. Chi è stato accolto dall'amore non può non accogliere il fratello. Chi si è abbandonato all'amore non può consolare gli afflitti. Chi è stato perdonato da Dio non può perdonare, non perdonare i fratelli. Se è vero che noi non potremo mai corrispondere pienamente all'amore divino per la differenza incolmabile tra il Creatore e le creature, è altrettanto vero che Dio ci indica un amore possibile nel quale vivere tale impossibile corrispondenza, l'amore per il fratello. E l'amore per il fratello è il luogo della corrispondenza reale all'amore di Dio. Amando i fratelli mostriamo a noi stessi, al mondo e a Dio di amare davvero Lui e corrispondiamo sempre in modo inadeguato alla Sua misericordia. Il buon confessore indica sempre, accanto al primato dell'amore, l'indispensabile amore per il prossimo, come palestra quotidiana nella quale allentare l'amore per Dio. Il proposito attuale di non commettere ancora il peccato è il segno della volontà di corrispondere all'amore. E tante volte la gente, anche noi stessi ci vergogniamo di aver promesso non commettere il peccato e tornare un'altra volta. Mi viene alla mente
una poesia di un parroco argentino, bravo, bravo parroco, bravissimo. Era poeta, scrisse tanti libri. E una poesia alla Madonna, che le chiedeva alla Madonna una poesia di custodirlo, che lui vorrebbe, vorrebbe cambiare, ma non sapeva come. Gli faceva la promessa di cambiare la Madonna e finiva così. Questa sera, signora, la promessa è sincera, ma per caso lasciami la chiave della parte di fuori. Sapendo che sempre sarà la chiave per aprire, perché è stato Dio, la tenerezza di Dio a lasciarla fuori. Così la celebrazione frequente del sacramento della riconciliazione diventa sia per il penitente che per il confessore una via di santificazione, una scuola di fede, di abbandono, di cambiamento e di corrispondenza all'amore misericordioso del Padre. Cari fratelli, ricordiamo sempre che ciascuno di noi è un peccatore perdonato. Se uno di noi non si sente così, meglio che non vada a confessare. Meglio che non faccia il confessore. Un peccatore perdonato posto al servizio degli altri, perché anch'essi, attraverso l'incontro sacramentale, possano incontrare quell'amore che ha affascinato e cambiato la nostra vita. Con questa consapevolezza vi incoraggio a perseverare con fedeltà nel ministero prezioso che svolgete o che presto vi sarà affidato. È un servizio importante per la santificazione del popolo santo di Dio. Affidate questo vostro ministero della riconciliazione alla potente protezione di San Giuseppe, uomo giusto e fedele. E qui vorrei soffermarmi per sottolineare l'atteggiamento religioso che nasce di questa coscienza di essere peccatore perdonato che deve avere il confessore. Accogliere in pace, accogliere con paternità, ognuno saprà come è l'espressione della paternità, il sorriso, gli occhi in pace. Accogliere offrendo tranquillità e poi lasciare parlare. E tale volte il confessore se ne accorge che ha certa difficoltà ad andare avanti con un peccato, ma sì, si capisce se non fare delle domande indiscrete. Io ho imparato dal cardinale Piacenza una cosa. Lui mi ha detto che quando lui vede che queste persone hanno difficoltà e si capisce cosa è, lui subito li ferma e dice: ho capito, andiamo avanti. Non farle più dolore, più torturarli, questo. E poi per favore non fare delle domande. Io alcune volte mi domando, no? Quei confessori che incominciano e come, tai, ma dimmi, cosa stai facendo tu? Ti stai facendo il film nella tua mente? Per favore. Poi nelle basiliche c'è una opportunità tanto grande di confessare, ma purtroppo i seminaristi che sono nei collegi internazionali si passano la voce, no? Anche i preti giovani. In quella basilica puoi andare tutti, meno quelli, quel confessionale non andare, perché quello sarà il sceriffo che ti torturerà, Si passa la voce. Essere misericordioso non significa essere manica larga, no?
significa essere fratello, padre, consolatore. E padre, io non te la faccio, non me la faccio, non so come farò, ma tu prega e torni ogni volta che hai bisogno. Perché qui tornerai un padre, un fratello, cioè troverai questo. Questo è l'atteggiamento. Per favore, non fare il tribunale di esame accademico, no? E come non fare i ficcanassi nell'anima degli altri. Padri, fratelli misericordiosi. Mentre vi lascio questi spunti di riflessione, auguro a voi e ai vostri penitenti una fruttuosa quaresima di conversione. Vi benedico di cuore e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.